Scusatemi per il. Ho girato la camera, il cellulare si è spento tutto. Ok, allora questo è il pezzo che andremo a fare. Mi dispiace per il video che si è interrotto. Scusate. Escúchame, María Fernanda. Ok, allora questo è il pezzo che andremo a dipingere. Magari giro anche il telefono così si vede meglio. Ok. Si vede bene? Ok, questo è il pezzo. Io ho già cotto la rosa d'oro, l'oro e il porpora, questi sono già cotti. Ok? Questo era il pezzo che vi avevo messo. Ok? Che non ho più, quindi lo rifarò nuovo con un'altra forma, una forma differente. Forse era meglio che, ecco, lo tolgo dalla plastica che si vede meglio. Ok, questo era quello che vi avevo messo anche il disegno, però il disegno vale lo stesso, faremo le rose qui e la rosa d'oro con le foglie da questa parte. Perfetto, quindi allora andiamo a cominciare con il disegno delle rose da questa parte. Io uso queste penne che sono un tratto molto sottile e non sporcano tanto come le matite, quelle di graffite. Però va benissimo anche se avete la matita oppure anche ricalcarle. Non capisco perché, scusate, non mi si gira il cellulare. Se ve lo faccio vedere. Questa è già cotta praticamente. Questo è il disegno che andremo a fare. Perché non si vede molto da quassù. Ok. Il disegno è pronto. Qualche foglia. Ok. Anche qui. Qualche foglia. Sto dibujando la rosa con un boligrafo. Este boligrafo. Come si dice in spagnolo? Ok. Perfetto. Ora partiamo dalla rosa, dalle rose, dalla base, che la base sarà rosa, scusate, sabbia. Questi sono i colori. Quindi c'è il sabbia, scusate.
di sabbia, l'antracite, il porpora scuro, il verde tiglio, questo per le rose, il verde tiglio, il verde mirto, il verde ombra e il nero poi che andremo a fare, oppure il marrone scuro potete anche usare, o anche il porpora per la rosa d'oro. Ok, quindi andiamo a mettere la base con il sabbia. Ok, allora la base di arena o sabbia o color neutro, colore neutro. Ok, quindi vado a dare tutta la base, non la vedete molto perché il sabbia è un colore molto molto chiaro. Ah, i pennelli, io uso questi, i pennelli piatti, questi qua. Se la marca del pincel è Springel, ok? Ma altra marca también sta bene. Ma sentite la musica argentina? Ok, la base è fatta, andiamo a mettere un po' di antracite leggermente dove avrò poi le ombre, quindi dove sovrappone la, sovrappongono le rose, i petali, io sotto metto l'antracite. Anche qui. E questa parte. Perfetto. Ora facciamo le foglie che sono sotto, poi andremo a terminare le rose sopra, ok? Quindi per il verdi invece abbiamo il verde, che ve lo ripeto, il verde tiglio, verde mirto, verde ombra. Io il verde tiglio lo uso come base. Carina, si escucha León Diego. Hola. Si sente la musica allora. Ok. Ora vado a fare. Allora, per fare le foglie, io prendo il colore in questo modo, ok, così, e vado ad appoggiare e automaticamente mi viene la sfumatura. Da una parte giro e dall'altra.
magari cerco di zoomare, vediamo un po' se non faccio disastri. Ok. Poi io mi vedo in differita. Vediamo se si vede. Sposto, ok. Voilà. Poi facciamo da questa parte più scuro. Qua metterò anche del nero. Perché così risalteranno le rose che saranno chiare. E con l'olio molle per fare delle campiture. Siamo molto leggeri, per sfumare molto leggeri, quindi io prendo il pennello qua quando voglio star molto leggera. Faccio qualche foglia sopra, ovviamente chiara. Perché non devo togliere troppo lo scuro. Hoyas verde lima para la base, verde mirto y verde umbra, un verde oscuro. Todo está claro? Es fácil. Es muy fácil. Requiere mucho, mucho entrenamiento, ¿eh? Ok, ora andiamo a fare le tre rose. Iniziamo da questa che è sotto, quindi porpora. Quindi io metto il porpora scuro nel centro e poi vado a sfumarlo. Ma deve essere molto intenso qua al centro, eh? Ok. Allora, purpura oscuro intenso para il centro. Mucho color, eh? Thank you.
le vado a sfumare. E questa è la base della rosa. Ora pulisco il pennello e vado a fare i petali. Vado a tagliare i petali. Quindi con il pincel secco corté los pétalos della rosa. Così. E verso il centro. Hacia il centro. Là. Il mio spagnolo è terribile. E con l'angolo del pennello faccio la luce. Alcuni punti di luce. La prima è quasi finita, eh? Le pincel secco, eh? Caspita, questo è piazzolla, lo sentite? Ok, andiamo a mettere il porpora scuro ancora nel centro di questa. Okay. Quindi pongo il colore e nel centro. Muy color, eh? Muy color. E nel centro. Il colore deve essere molto intenso nel centro, eh? Merci a Mimi per la traduzione. Le purpura fonse de center. Vado a mettere ancora un po' colore, ancora. Oh, oh, oh. Ops. Ok, qua mi fermo.
perché poi mi viene troppo chiara, perché ricordiamoci sempre che se c'è una base neutra, che sia sabbia, che sia vana, che sia avorio, che sia beige, non so, tutti i nomi di tutti, ogni brand ha suo nome, però questi colori neutri, se mettete dei colori sopra, vanno a schiarire il colore sopra, ovviamente. Ok. Poi potete usare il porpora, ma anche più chiaro, oppure l'orchidea, un viola. Allora, poi si possono anche un rosso, ad esempio, ognuno poi dopo a propria scelta e gusto sceglie il proprio colore che gli piace, che di più gli aggrada. Ok. Questa è pubblicità, non è argentina, è italiana. Ok, quindi anche questa è fatta. Poi dopo la cottura ovviamente sarà un po' più chiara, sì, però il porpora prenderà luce, prenderà intensità, quindi sarà molto molto bello, come poi avete visto quando sarà finito, sarà così molto molto intenso. Ok. L'ultima. Quindi sempre in centro, tanto tanto colore. Muy color. Essere un po' una sorta di nuvola. Ok. Col pennello pulito, asciutto, senza olio, mi raccomando, sennò poi cola tutto. Io uso Pincel Planos de Pelo de Marta, come si dice in spagnolo? Planos? Ok. De Pelo de Marta e oleo molle. Pelo de Marta. Sempre verso il centro e non dritto, ok? Diamo una curvatura, perché il petalo non è piatto, ha una certa, è tridimensionale, ha una bombatura, quindi la pennellata deve essere un po' tonda verso il centro. Sono veloci, facili queste rose. Bisogna fare esercizio, Sì. Richiede molto entrenamento. Entrenamento.
e giù. Fatto. Ok. Ora vado a rivedere e riprendere dove va ripreso, secondo me. Cerco di non girare il piatto, così non vi faccio venire i giramenti. Ok, soddisfatta direi. Ok, importante che ci sia anche un po' di luce e ci sia questo contrasto tra il centro e l'esterno. Ovviamente questa è la seconda cottura perché prima ho fatto l'oro e i pois d'oro e porpora e anche questa decorazione qua sul manico. Qua posso intervenire ancora sul fondo, io prendo sempre il colore. Todo está claro? Se poi avete domande, scrivetemi pure anche in privato su Messenger. E vi rispondo. Però non c'è come vederle fare. Ok, ora vado con un liner, con uno scroller, ok? Vado a fare le nervature delle foglie. Speriamo che Facebook non mi banni per la musica, eh? È così bella. Io non sto leggendo i vostri commenti, eh? Sì. Ah sì, la temperatura sì. Sette, ocho, zero, 780. Ma c'è Maria Fernanda che risponde. Ok. Io cuocio tutto a 780, eh? Anche l'oro quando è con il colore lo cuocio a 780 anche l'oro. Ok, vediamo se riesco a farvelo vedere da vicino.
Questo è finito. Sì, todas la quema sono a 780. Thank you, Monica, thank you. Ok, ora facciamo la rosa con sull'oro. L'oro che è, l'oro è già cotto, eh? Ok. Vado a pintare la rosa con la base dorata, ok? Con olio molle e color negro. Vado sempre a disegnare con la mia penna. Come si dice in spagnolo? Allora, qui semplicemente vado a dare le ombre e lascio che l'oro, in questo caso, sia la luce del petalo. Così sposto là e anche le foglie, quindi nero. Sempre al centro. E poi vado a mettere il nero tra un petalo e l'altro. Quindi tra un petalo e l'altro vado a mettere il nero. In questo caso il nero può essere un marrone scuro. Potrebbe essere anche il porpora, però attenzione coi colori che contengono l'oro, perché reagiscono diversamente, cioè tipo il porpora viene più rosso, ovviamente. Adesso io qua ho usato oro lucido, va molto bene anche lo zecchino, ovviamente, il matte. Anzi, io mi trovo meglio. Io prendo così. Io quando appoggio ho già la sfumatura. Quindi così, non so se era inquadrata. Quando e dove vuoi, senza limiti. Pronto per passare premium?
così, così, così. Ok. Spero si sia visto perché io non mi sto vedendo, sto andando alla cieca. Perché mi è andata via la connessione, però vedo che il video va. Meno male, era il mio terrore di perdere la connessione. Ok, io adesso ho messo l'ombra a tutti i petali. Ora il centro invece lo faccio come ho fatto la rosa porpora, quindi vado a mettere tanto, tanto nero. Poi pulisco il pennello pulito, molto bene, pulitelo molto bene. E asciugatelo anche molto bene, mi raccomando. Mi sono ripresa, ok, meno male. Per chi è già abituato, già lo fa, potrebbe anche intingere il pennello nella trementina, che toglie. Però state, cioè, dovete essere bravi a farlo, eh. I petali sempre verso il centro e non dritti, non così, ok? Così. Così. E verso il centro. Da buona italiana gesticolo, vedete? Beh, così si capisce di più, no? Seguite questa pagina della porcellana virtuale di Maria Fernanda, perché spesso appunto fa queste dirette, questi live. Ci saranno anche altre italiane, la Paola Cinciarelli, la Vanna Colombo. E mi scuso se ce n'è qualcun'altra, ma non ho visto. Comunque sulla pagina ci sono tutte le date e se mettete like poi vi diranno quando inizia un video, così voi così non ve lo dimenticate. Ok. Se avete
sporcato troppo, sporcato, messo troppo, sporcare non è bello quando uno sta dipingendo, non sporca. Quando, se avete messo troppo colore, potete anche una cosa che io odio, lo sgarzone perché lascia questa traccia che non mi piace, però togliete e poi andate a sfumare sempre col pennello pulito. Vedete, se volete potete anche intervenire oppure sempre appunto con lo sgarzone, però andate sempre a togliere quel brutto effetto saltino che si crea, che non è bellissimo da vedere, oppure per appunto quelli un po' abili, dico abili perché poi magari andate anche a esagerare con la trementina, però potete anche con lo scroller e togliere il nero con la dove avete messo troppo colore e tirar fuori l'oro, che praticamente sono i punti di luce della rosa. Ok, ora vado a fare le foglie. Le loro nervature. Sempre il colore così. E con lo scroller prendo il colore nero e vado a definire le nervature. Ultime. Poi abbiamo finito. E quindi va nella seconda cottura. Dopodiché, se le rose fossero schiarite troppo, ci fosse qualche imperfezione, si può tranquillamente riprendere e ricuocere per la terza volta, magari qualche grado in meno. Quindi il pezzo è finito, lo spostiamo, ok. Vedete bene?
È facile, no? Ok. Diciamo che magari con il rosso, magari con una base beige, il rosso, viene un po' più semplice fare i tagli e anche miscelare sulla base. Ok? Quindi poi va tutto cotto, poi se mai, se volete, ve lo posto anche cotto, finito. E vi trovate, io spesso faccio delle dirette quasi tutte le settimane anche sulla mia pagina, se volete seguirmi anche sulla mia pagina. Sto facendo un corso di disegno e anche di acquarello, matite acquarellabili, pastelli, eccetera. Però più che altro è il disegno, perché per la porcellana, noi che gli facciamo la porcellana, c'è molto d'aiuto, perché possiamo meglio adattare un disegno a seconda del pezzo che ci troviamo, perché magari anche dai tutorial, da disegni che comunque si trovano in giro, che si trovano, magari non sono, magari su un vaso, voi volete farlo su un piatto, quindi sapendo poi disegnare uno può meglio adattare il disegno sul proprio pezzo di porcellana. Quindi è un po' un corso di disegno, un po' così di base, andiamo un po' dietro. Io sto anche proponendo cose che mi chiedono, quindi non è, però insomma, anche un modo poi di stare insieme e comunque passare questo periodo di pandemia mondiale e di condividere, soprattutto perché per me la cosa principale è la condivisione. Ecco, questi erano anche i colori che abbiamo utilizzato, ve li rimetto qui. Questi sono per le foglie. E il sabbia per sabbia e porpora ricco. Questo poi è il nero che abbiamo utilizzato, sì, in parte anche qui nel fondo e anche per fare la rosa. Ok, io uso l'olio molle, eccolo qui. Vabbè, il marchio sono i miei, però va benissimo qualsiasi che avete voi, va benissimo tutto, anche i colori, anche se non sono proprio questi, basta che siano più o meno con questi tonalità, oppure li cambiate a vostro gradimento, ovviamente, ovviamente. Quindi io avrei finito. Vediamo un po' se c'è qualche domanda che posso rispondere in diretta. Vediamo un po'. Thank you, Basha. Good night, good night. Ok, vediamo se no. Non avete domande? Ok, muchas gracias. So pretty. Thank you, Yoriti. Ok, vabbè, dopo magari leggo i commenti, se c'è qualche domanda vi rispondo. Quindi niente, vi do comunque appuntamento anche sulla mia pagina. Mi raccomando, mettete il like su Porcellana Virtual 2021. Perché così sarete sempre aggiornati su tutte le dirette che ci sono, ok? Quindi adesso magari se non faccio casino mi rigiro, vediamo se faccio casino. Sì, perché non so in effetti girare. Ah, ok, vediamo un po' se riesco senza fare casino. Sì, ci sono. Ok, perfetto. Allora, scusami, mi spagnolo è terribile. Ci ho provato. Era per rispetto. Ok, quindi gracias a Maria Fernanda e a todo la classe. Todo, la classe di tutto il mondo. Grazie, grazie e ci vediamo il prossimo video,
la prossima diretta, anche appunto sulla mia pagina. Hasta la prossima. Besos. I love you. Thank you. Good night, Mumbai. Ciao Lella. Speriamo a presto tutti ad abbracciarci. Vi voglio bene. I love you. Grazie Maria Fernanda. Besos.